West End Italia da Napoli per Consulenza 2018, l'evento organizzato da ANAS. Siamo con Tommaso Tassi, Aberdeen Standard. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Partecipate a una conferenza oggi intitolata Quando il rischio premia. È un'affermazione, ma io le chiedo, quando il rischio premia? Diciamo, la prima fatti domanda sarebbe una domanda o un'affermazione. Il rischio tendenzialmente non premia, o perlomeno verrebbe da dire che ci sono tante soluzioni di investimento. L'idea è quella di capire effettivamente quant'è il livello di rischio accettabile, soprattutto quanto è il livello di rischio si può mettere in portafoglio. Per risolvere questo dubbio, secondo me, bisogna approcciare il discorso partendo da un altro punto di vista, e quindi capendo il cliente che si ha di fronte e cercando eventualmente di valutare quale può essere l'idea di investimento da inserire all'interno di un portafoglio per far vivere serenamente il proprio cliente. Ad oggi di opportunità ce ne sono, anche se i mercati si stanno sicuramente complicando, comunque intensificando. Siamo in una fase in cui ci stiamo approcciando verso la fine ormai del quantitative easing, e l'idea, quello che comunque ci aspettiamo, è un tendenzialmente effetti inversi rispetto a quello che avevamo visto precedentemente, quindi un aumento della volatilità, un allargamento di quelli che sono gli spread nella parte obbligazionaria e un innalzamento sulla parte sui tassi. In uno scenario del genere quello che riteniamo interessante sia guardare il portafoglio, rivedere il portafoglio. In uno scenario dove la volatilità tende ad aumentare, i prezzi tendono ad oscillare, la gestione attiva tendenzialmente dovrebbe creare valore, dovrebbe cercare di identificare quelle che sono le buone soluzioni di investimento o comunque i buoni titoli piuttosto a quelli che sono magari un pochino più in difficoltà. Ecco, qualche area in questa fase dove potete trovare opportunità? Sì, quello che nell'ambito diciamo più azionario, magari rimaniamo su quella componente di quello che stiamo cercando come casa di investimento. Sto cercando di portare anche delle idee a quelli che sono anche i nostri consulenti, i nostri clienti, idee che poi si possano estrinsecare in vari punti di vista. Rimanendo sulla componente azionaria, quello che stiamo guardando come area di particolare interesse può essere all'interno del mercato cinese, con una predilezione sulle azioni classe A, che dal nostro punto di vista sono quelle che sono posizionate nel modo migliore per andare a catturare la crescita che ci sarà e che vediamo comunque rimanere sulla parte del mercato azionario cinese. Altro tema interessante che stiamo portando sul mercato italiano è quello della parte dei private markets, e quindi è un tema diciamo dibattuto, discusso e comunque sul quale c'è molto interesse anche da parte di tanti dei nostri clienti, tanti degli investitori. Lo facciamo in un modo abbastanza diverso, comunque innovativo, portando diciamo dall'illiquido al liquido, quindi offriamo anche il collocamento una soluzione che va a investire sulla parte private equity e private debt in una forma liquidi, quindi con la liquidità giornaliera e con delle size diciamo più accessibili. L'obiettivo dichiarato della società è quella di cercare di rendere i mercati diciamo un pochino più accessibili o comunque cercare di offrire varie soluzioni di investimento in modo tale da poter dare accesso anche ad altre fasce di clienti a alcuni mercati che fino ad oggi erano accessibili. Chiudiamo con una battuta anche sul nostro paese, l'Italia, perché di fatto era un po' che non ci capitava, ma gli occhi del mercato, dell'Europa, del mondo quasi, sono puntati sul nostro paese. Voi dal vostro osservatorio come la vedete? Mercato italiano tendenzialmente dal nostro punto di vista è un mercato da prendere un pochino con le molle. Ora non è una diciamo una chiamata, comunque un consiglio per gli acquisti o comunque per il disinvestimento, è una situazione in cui il mercato italiano ad oggi sta un po' soffrendo, sconta l'incertezza politica. Incertezza politica che abbiamo visto quest'anno ha contraddistinto molti degli eventi che abbiamo visto, soprattutto su alcuni mercati emergenti, quello che è successo in Turchia e in Argentina. L'Italia in questo momento sta attirando molto l'interesse, in particolar modo per questa debolezza. Alla debolezza politica, come si sa, i mercati non piace l'incertezza, e soprattutto l'incertezza politica crea instabilità, e quando c'è instabilità non ci sono le condizioni corrette per investire, quindi tendenzialmente questo rappresenta un po' quello che è il movimento e l'attuale mood sul mercato. Detto questo, di idee di investimento ce ne sono molte, c'è da concentrarsi più su un orizzonte di medio-lungo periodo, sia sul mercato italiano ma su anche altre tipologie di mercati, cercando appunto di insistere più diciamo su un'allocazione più o meno 5% su un paese o su un altro, ma più cercare di identificare quelli che possono essere i trend di crescita futuri e cercare appunto di inserirlo all'interno di un portafoglio in maniera estremamente diversificata. Bene, ringraziamo Tommaso Tassi, Aberdeen Standard, per essere stato con noi. Grazie mille. Grazie a voi.